Ma lì mi pareva massacrante. Attenzione, ultimo giro. Brava Nadia. Abbiamo visto transitare poc'anzi Battocletti e Nadia, non c'era alcun dubbio su chi fosse la vincitrice di questa gara riservata alle cadette. Ovviamente lei ha vinto tutto quello che c'era da vincere per quanto riguarda campionati scolastici, campionati provinciali e anche campionati nazionali l'anno scorso, sia in campestre che su pista. Ovviamente il DNA di Battocletti Nadia è un eccellente DNA, quindi lei continua la sua marcia veramente eccellente per quanto riguarda le corse sia campestri che le corse su pista. Ultimo giro per le cadette, iscritte a questa gara appunto c'erano Gessi Chiara, Quella Alessandra, Inoculi, Sara, Casini Iris, Palumbo Linda, Giacomotti Stessa, Tenaglia Alice, Matteli Angela, Cucco Elena, Besoffi, Nadege, Bontanti Alessia, Battocletti Nadia, Raiffeiser Laura, Baroni Sara e Scaroni Michela. Erano queste le partecipanti, sono queste le partecipanti a questa gara che si concluderà fra poco, mentre possiamo dare... Quindi vabbè, allora comunque i primi due sicuramente abbiamo visto la volata, giusto? Perfetto, quindi eccola qua, Piazza La Venise della quarta. Quest'anno la ricordiamo anche vincitrice del titolo assoluto provinciale scolastico, quindi campionessa provinciale dell'anno scolastico 2014-2015. E lì la terza purtroppo se n'è già andata a casa, quindi complimenti, bravissime, congratulazioni, continuate così, la stagione è appena cominciata, per cui è ancora lunga. Ecco, ritirano il premio per la terza. Non sappiamo quale sia, però insomma c'è anche la terza classificata, quindi... Allora, esordienti della categoria A maschile, invitiamo Carpentari Pietro, Cosa Leonardo e Lunelli Simone. Ripeto, Carpentari Pietro, Cosa Leonardo e Lunelli Simone. Allora invitiamo anche per la premiazione la categoria esordienti A maschile, che è stata vinta da Carpentari Pietro della Quercia davanti a Cosa Leonardo della Trilacum e terzo Lunelli.